Con il risultato di oggi, lo avete visto, l'Ascoli che ha vinto a Nocera, l'Ascoli azzera i 7 punti di penalizzazione. Per i padroni di casa, Auteri ripropone il 3-4-3, in attacco al posto di Bruno gioca Negro, l'Ascoli di Castori deve fare a meno di Sbaffo e Parfè, arbitra Filippo Merchiori. Ecco la prima azione, un colpo di testa di Castaldo, Guarna para in due tempi, al 12esimo traversone dalla destra, arriva Di Donato, il tiro però va un po' alle stelle. Esce De Franco per Nigro, il 13esimo, dopo poco uscirà anche Pomante per Scalise. Azione in contropiede dell'Ascoli, Soncin si presenta davanti a Gori che è bravo in uscita e di piede libera. Questa è l'azione che decide l'incontro, Gazzola dalla destra, palla per Papavaigo, molto bravo Papavaigo, brucia Nigro e Gori. Nel replay potrete notare che la palla passa tra le gambe, sotto i piedi in effetti del portiere della squadra nocerina. A questo punto devo dire che la nocerina accusa il colpo, si fa vedere poco, questa ad esempio è forse l'azione più pericolosa del primo tempo con Farias. Con il montaggio di Stefano Scaramuzzo passiamo al secondo tempo, è un'altra partita, la fa tutta la nocerina, ecco una gran girata di Farias di destro, la palla gira di pochissimo. Un'altra grande occasione, un colpo di testa di Castaldo, ma è bravo Guarna che blocca con sicurezza. Al 14esimo l'episodio che fa discutere più di tutti, arriva una splendida palla a Negro che viene firmato dall'arbitro poco prima di battere a colpo sicuro, vedete, sembra chiaro che fuorigioco non ci sia. Andiamo ancora avanti, siamo al 68esimo, colpo di testa in tuffo spettacolare di Di Maio, ma è molto bravo Guarna, tra i migliori in campo che respinge. Papavaigo al 79esimo se ne va in contropiede, è l'unica vera azione pericolosa dell'Ascoli nel secondo tempo, ma Papavaigo non riesce a servire un compagno, Romeo, che era piazzato in aria, al centro dell'area. All'81esimo da segnalare il debutto di Filippo Boniperti, nipote d'arte, per lui 10 minuti di buon livello. All'84esimo vedete questa azione, viene di nuovo fermato un giocatore della nocerina e Catania in fuorigioco, qui il fuorigioco però sembra più evidente. E alla fine arriviamo al 92esimo, la girata di Michael Negro di sinistro, splendido, ma la palla si spegne sulla traversa. Finisce dunque con la vittoria dell'Ascoli, migliore in campo proprio Michael Negro, lo abbiamo visto con la traversa da lui colpito, questo giovane attaccante della nocerina oggi si è segnalato per una gara davvero molto intensa e di grande fantasia. Dallo studio centrale di Napoli vi restituisco la linea, vi ricordo Nocerina 0, Ascoli 1. Grazie Antonello, Nocerina molto sfortunata, tra breve parleremo dei meriti dell'Ascoli. Probabilmente non andava annullato quel gol, poi pali, traverse, la Nocerina dunque in una giornata negativa sotto questo punto di vista, però ha dato l'impressione di essere viva, di esserci. Tutto quello che poteva andare storto è andato storto oggi. Hanno creato palle gol in quantità industriale, le hanno create in tutti i modi, colpo di testa, palle centrali, filtranti, con tiro da fuori. Insomma, sono arrivati a crearne veramente tante. Sono stati solamente sfortunati. Se queste sono le prestazioni della squadra, i tifosi devono stare tranquilli, la società anche, l'allenatore, i giocatori, perché è solo una questione di tempo, prima o poi le soddisfazioni arriveranno. Mario Collorone, che è il nostro regista, ha isolato il gol dell'Ascoli perché c'è una somiglianza forte con i gol che vengono realizzati da altre squadre. Possiamo vedere l'inserimento di Papavaigo, sembra lo schema di una squadra di Zeman. Anche se Castori conosce molto bene i suoi uomini e sa benissimo che cosa significa questo sistema di gioco. C'è Cazzola che porta palla, Soncine che viene incontro, gli taglia le spalle Papavaigo e inevitabilmente qui diventa un tiro pericoloso, poi può trasformarsi in gol oppure no. Però credo che questa vittoria abbia molto merito Castori perché ha capito nell'analisi sicuramente quanto la Nocerina fosse in condizione, li ha aspettati, sapeva che prima o poi avrebbe avuto la palla gol e così è stato.